Allora, cari amiche, cari amici di Modena Volley, quando pensiamo ai grandi palleggiatori della storia, all'ombra della ghirlandina ci vengono in mente dei nomi straordinari, il nostro Mika oggi, Bruno nei successi più recenti e più belli di Katia Pedrini, ma poi ancora Ball, Vullo. Non si può dire che nella nostra città, nel nostro territorio, abbiano fatto difetto gli artisti della regia. Però io vorrei segnalarvi per questo nostro appuntamento il nome, la figura e il personaggio di una leggenda modenese, Pupo Dall'Olio. E perché scomodo lui? Perché 25 anni fa, 1995, Pupo era ancora in organico. Allora la squadra si chiamava Daytona con il presidente Giovannino Vandelli, era ancora in organico nel gruppo che vinse uno scudetto meraviglioso. E pensate che Dall'Olio aveva vinto il primo scudetto con la Panini 20 e passa anni prima. Ecco, questa è una testimonianza non solo del talento di Pupo, che io saluto con grandissimo affetto, ma dicevo è una testimonianza di quella resilienza che ci deve incoraggiare tutti, anche quando pensiamo alla piccola grande emozione della nostra squadra di pallavolo. Ricordiamoci di Dall'Olio che vinceva gli scudetti negli anni 70, negli anni 80, c'era ancora nel 95, aveva due mani d'oro. E prendendo spunto da questo riferimento figlio della memoria, dobbiamo avere la consapevolezza che davvero anche per noi, sottorente con Modena Volley, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire.